Il nostro popolo ucraino, che terza settimana stiamo in stato di guerra, ci siamo uniti a tutto il mondo. Vorrei ringraziare rappresentanti di tutte le nazionalità e tutti i paesi che oggi la giornata è dedicata all'Ucraina per proteggere non soltanto terra ucraina e non soltanto il popolo ucraino, per proteggere il mondo, perché prima di tutto noi siamo umani e dobbiamo esserci uniti. Uniti siamo più forti. Confermo che tutto il territorio ucraino va bombardato terza settimana dall'esercito russo. Prima loro hanno bombardato tutti gli aeroporti e tutte le strutture militari, le province delle città grosse, poi sono entrate a bombardare centri storici, palazzi civili, amministrative. La mia città si chiama città di Чернігів, che Путін e il Кремлино stanno minacciando il mondo, non soltanto l'Ucraina. Palermo dice la propria solidarietà al popolo ucraino, condanna questa aggressione militare da parte della Russia di Putin e vuole essere in piazza, come siamo in piazza centinaia e centinaia di città d'Europa, per dire no alla guerra e per dire no a questi che sono veri e propri crimini di guerra, perché non siamo non soltanto di fronte a una guerra, ma siamo di fronte a veri e propri crimini di guerra che devono essere accertati dalle autorità giudiziarie internazionali. No alla guerra è anche un modo per dire solidarietà non soltanto al popolo ucraino ma anche al popolo russo, perché il popolo russo subisce le scelte di Putin e si vede costretto ad una guerra che ci auguriamo possa essere evitata, anche dando solidarietà ai tanti che in Russia in piazza protestano contro questa assurda aggressione militare.